Ciao a tutti! Iniziamo con le favole al telefono di Gianni Rodari. Ogni sera ne leggeremo una e poi passeremo ad altre favole. Prima di iniziare di leggervi una favola, però vi leggo l'introduzione scritta dallo stesso Gianni Rodari. C'era una volta. C'era una volta il ragionier Bianchi di Varese. Era un rappresentante di commercio e 6 giorni su 7 girava l'Italia intera, a est, a ovest, a sud, a nord e in mezzo, vendendo medicinali. La domenica tornava a casa sua e il lunedì mattina ripartiva. Ma prima che partisse, la sua bambina gli diceva: «Mi raccomando, papà, tutte le sere una storia!» Perché quella bambina non poteva dormire senza una storia. E la mamma, quelle che sapeva, gliel'aveva già raccontate tutte anche 3 volte. Così ogni sera, dovunque si trovasse, alle 9 in punto, il ragionier Bianchi chiamava Varese e raccontava una storia alla sua bambina. Questo libro contiene appunto le storie del ragionier Bianchi. Vedrete che sono tutte un po' corte. Per forza. Il ragioniere pagava il telefono di tasca sua, non poteva mica fare telefonate troppo lunghe. Solo qualche volta, se aveva concluso dei buoni affari, si permetteva qualche unità in più. Mi hanno detto che quando il signor Bianchi chiamava, le signorine del centralino sospendevano tutte le telefonate per ascoltare le sue storie. Sfido, alcune erano proprio belline. Le favole al telefono di Gianni Rodari. L'appuntamento è per domani sera, sempre alle 18. Ciao a tutti, buona lettura!